Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mireu. Allora, in questo intervento volevo collegarmi direttamente al video in live streaming che ho fatto ieri sera, proprio per commentare quello che stava succedendo negli ultimi minuti sui campi di calcio di Serie A, nello specifico a Palermo e a Crotone, che come sapete ha decretato la salvezza del Crotone e la retrocessione dell'Empoli. Ora, una piccola parentesi su questa tipologia di video, vi dico che era la prima volta che li facevo, mi sono cimentato in questa novità, è andata sostanzialmente bene, sicuramente vi dico che per la prossima volta creerò un evento e una comunicazione funzionale perché mi piacerebbe ovviamente che voi sapeste quando appunto farò questo intervento per poter interagire con voi. Ieri eravamo una decina, una quindicina forse di persone. Vorrei, mi piacerebbe insomma che ci foste un po' tutti. Siamo in 340 sul canale in questo momento, quindi se fossimo 340 sarebbe veramente un bello spettacolo. Detto questo, chiusa questa parentesi, però torniamo al motivo originale di questo video. Nello specifico, questo è un video messaggio di scusa nei confronti dei tifosi dell'Empoli, di tutti i tifosi dell'Empoli che magari si sono imbattuti in quel video in cui in un frangente o in qualche frangente hanno trovato magari di poco gusto qualche considerazione fatta anche dal sottoscritto. Nello specifico, quando ho letto un commento di una persona, insomma, che ha scritto "sto godendo per la salvezza del Crotone", io ho risposto spontaneamente "e anche io sto godendo per la salvezza del Crotone". Ora, ho spiegato anche nell'analisi e nel commento della 38esima giornata che ho caricato poche ore fa, che cosa? Che comunque il Crotone, ritengo, si sia meritato questa salvezza. Perché? Perché comunque l'impresa che è riuscita, la squadra di Nicola, è stata veramente fantastica, fenomenale, soprattutto per quello che sono riuscita a fare nelle ultime 9 giornate di campionato, ritmo Champions. E quindi, dato che comunque sono una persona fondamentalmente romantica, anche sul piano sportivo, calcistico, e mi piacciono quindi le favole, reputavo la salvezza del Crotone, il primo anno in Serie A, una favola vera e propria, anche proprio per quella che era stata la stagione nella sua totalità. E quindi un minimo di tifo, in qualche modo, di simpatia nei confronti di Crotone, devo essere sincero, in qualche modo c'era. È vero anche che comunque in questo canale, al di là del fatto di essere un tifoso del Cagliari, e questo è ovviamente fuori da ogni discussione, il mio obiettivo è quello di cercare di essere obiettivo e imparziale. Mi rendo conto che magari per il tifoso dell'Empoli queste mie uscite in questo live streaming non siano state esattamente ottimali. E nello specifico c'è anche un ragazzo tifoso dell'Empoli, l'ho uscito positivamente perché comunque mi ha fatto presente questa cosa in maniera molto tranquilla, Leonardo Viola, che appunto mi ha detto: "Io sono di Empoli, tifo Empoli, non mi piace molto questo vostro godimento in qualche modo nel vedere il Crotone salvarsi e l'Empoli retrocedere". Quindi, veramente, Leonardo, ti chiedo scusa e chiedo scusa a tutti i tifosi dell'Empoli, perché effettivamente quello di cui mi sono reso conto è che oggettivamente, insomma, se al posto tuo ci fossi stato io, nel senso che magari ci fosse stato il Cagliari invece che l'Empoli, trovandomi una persona o comunque più persone che stavano festeggiando così, insomma, no, per la retrocessione dell'Empoli, effettivamente non sarebbe stato un bello spettacolo per quanto mi riguarda. Stiamo parlando ovviamente di una disgrazia sportiva, non è che stiamo parlando di cose clamorose, però mi rendo conto che insomma può essere di cattivo gusto. Quindi chiedo veramente scusa perché comunque l'obiettivo che io ho è di cercare di rappresentare veramente una sportività, un'obiettività che credo e ritengo appunto di avere. Ribadisco semplicemente che alla base della mia gioia, in qualche modo, della mia soddisfazione proprio per questa salvezza del Crotone, c'è stato semplicemente proprio l'effetto favola, l'effetto fiaba che con la salvezza effettivamente del Crotone si è realizzata. Molto semplicemente questo. Detto ciò, io veramente chiedo scusa a te, Leonardo, e a tutti i tifosi dell'Empoli che magari si sono imbattuti nel mio video. Vi chiedo scusa se vi siete eventualmente risentiti per queste mie esternazioni che veramente però erano molto tranquille, non c'è una rivalità nei confronti dell'Empoli, dei tifosi dell'Empoli o altro. È stato semplicemente questo il motivo per cui ho reagito in questa maniera. Quindi vi chiedo comunque scusa perché l'obiettivo deve essere sempre quello di essere imparziali. Detto questo, vi mando un grosso in bocca al lupo per quanto riguarda l'Empoli per poter tornare presto nella massima serie. Ragazzi, questo intervento si chiude qua, quindi niente, vi aspetto per i prossimi interventi. Mi raccomando, se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale YouTube, mettete mi piace alla pagina Facebook, condividete comunque questo video e noi ci vediamo al prossimo intervento. Un saluto a tutti, ciao ciao!